Buonasera e benvenuti al nostro webinar consueto. Oggi sono con Fabio Carboncini. Un piacere averti qua, grazie di aver accettato l'invito. Lo scotto da pagare sarà trascorrere con noi del tempo, ma anche con Cristiano, che sono settimane che prepara domande e quindi annose sulla Ciao, protesi. buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Sì, avevo grande nostalgia di Cristiano io. Quindi sono molto felice di averlo rincontrato. Dopo Cinque abbiamo anni che scoperto 5 aspettiamo, anni. Fabio. Cinque anni. In 5 Da anni quel avrai riccione maturato una quantità di maledetto. domande impressionante, mi immagino. Da quel riccione maledetto. Mi fa davvero, davvero piacere, anche perché poi la protesi è comunque un qualcosa in cui noi come Shapeit sono 3 anni che facciamo webinar. E probabilmente la protesi è la cosa di cui abbiamo parlato meno, e quindi insomma mi fa piacere che oggi affrontiamo un argomento particolare, moderno, nuovo, e quindi insomma mi fa molto piacere. Bene, posso iniziare? Assolutamente sì. Perfetto, mi sentite bene, sì? Sì. Ok, allora intanto grazie Fabio per l'invito, per me è un piacere incontrare anche dei vecchi amici, so che ci sono in collegamento allievi, studenti, amici, per cui veramente sono molto contento di questa cosa e sono molto contento di parlare di questo argomento che effettivamente trovo abbastanza inusuale nell'ambito del digitale, che ormai è stato esplorato un po' in tutti i suoi aspetti. Questo qua è una nicchia un pochino particolare. Parliamo di gestione digitale di rapporti occlusali e approccio conforganizzativo in protesi fissa. Vi spiegherò poi che cosa intendo per approccio conforganizzativo, una cosa che ho un po' elaborato io, ecco. E perché è importante parlare di registrazioni occlusali? Perché per ottenere la stabilità occlusale, che è imperativa a qualsiasi procedura dentale e ovviamente ancora di più in protesi, è assolutamente necessario avere delle registrazioni intermascellari, quindi dare la possibilità al tecnico di lavorare su dei modelli, che siano digitali o analogici, ma che abbiano una molto precisa congruenza con ciò che accade in bocca. Questi sono alcuni degli aspetti occlusali che possono favorire la stabilità occlusale, per l'appunto. Interfacce occlusali con contatti multipli e simultanei, una dimensione verticale accettabile, assenza di discrepanze fra il piano occlusale anteriore e il piano occlusale posteriore, e guide eccentriche accettabili. Ora, classicamente abbiamo due possibilità per raggiungere questi obiettivi: l'approccio conformativo e l'approccio riorganizzativo. Nell'approccio conformativo, il restauro può conformarsi all'occlusione esistente perché abbiamo un'occlusione adeguata e stabile, che è la posizione di massima intercuspidazione e che per definizione è una posizione dentale. Mentre si ricorre all'approccio riorganizzativo quando non è possibile conformarsi. Quindi l'occlusione deve essere riorganizzata. E a quel punto, sempre, diciamo, classicamente, utilizziamo una posizione articolare, che è la posizione di relazione centrica. Ora, 3 anni fa, vedete, nel 2021, è uscito questo articolo, che in realtà è un expert opinions, diciamo, expert's opinion, nel quale si discute se c'è una terza strada all'occlusione. E si parla di approccio conformativo, riorganizzato o disorganizzato. Sottintendendo nel disorganizzato, speriamo che il paziente si adatti. Ora, al posto dell'approccio disorganizzato, oggi abbiamo degli strumenti che ci consentono di utilizzare un approccio che a me piace chiamare conforganizzativo. E vi spiegherò poi verso la fine della presentazione, o comunque diciamo dopo un preambolo che è un po' importante, che cosa intendo esattamente per approccio conforganizzativo.
Partiamo dall'approccio conformativo, ovvero dalla massima intercuspidazione, che per definizione è la posizione mantenuta dall'ingranaggio fra i denti antagonisti. Quindi, come prerequisito, abbiamo una posizione occlusale stabile e abbiamo un caso in cui non c'è necessità di cambiare i rapporti articolari, non c'è necessità di cambiare gli schemi occlusali, non c'è necessità di cambiare la dimensione verticale. È una posizione di massima stabilità per tutti gli elementi del sistema stomatognatico e non è posizionata su un tragitto limite, è posizionata sui tragitti funzionali del paziente. E ogni volta che si parla di occlusione o comunque di gestione dell'occlusione, l'obiettivo dovrebbe essere sempre quello di preservare e rinforzare questa posizione e non quella di contribuire alla sua perdita o di creare una nuova posizione. Però la posizione, questa posizione non sempre è facilmente trasferibile. Prendiamo una situazione come questa in cui abbiamo una posizione stabile di massima intercuspidazione, cioè il paziente chiude sempre esattamente nello stesso modo, ma perché chiude sempre esattamente nello stesso modo? Perché oltre ai denti ci sono le articolazioni, ci sono i muscoli e quindi la posizione è molto stabile. È chiaro che una posizione così trasportata su dei modelli in una procedura analogica non può essere stabile, quindi è necessario ricorrere a qualche altra cosa. Ora la domanda è: il flusso digitale può semplificare la gestione dell'occlusione dei casi conformativi? E ho individuato tre diverse situazioni. Una che è l'edentulia intercalare o comunque contatti fino ai premolari. La numero due è contatti diatorici assenti monolateralmente e la numero tre è quella per la quale, quella che vi facevo vedere prima, i contatti diatorici sono assenti bilateralmente. Vediamo posizione per posizione, cioè caso per caso, situazione per situazione, qual è la differenza tra il digitale e l'analogico e quali eventuali vantaggi può comportare l'utilizzo di una procedura, di un flusso digitale. Nelle denture intercalare o situazioni di contatti fino ai premolari, in realtà non c'è nessuna differenza. Non è necessario registrare nessun tipo di relazione intermascellare perché è facile ed è predicibile montare anche dei modelli in articolatore nel caso, per esempio, della procedura analogica. Anzi, se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, forse c'è una piccola manovra in più da fare nella procedura digitale, perché comunque il software non è in grado di accoppiare i modelli se non gli viene data una chiave occlusale, come per esempio in questo caso qua. Se andiamo a vedere in analogico i contatti diatorici assenti monolateralmente, possiamo dire che in mancanza di un contatto posteriormente al canino o al primo premolare, la cera è consigliata. Generalmente gli odontotecnici gradiscono avere una cera in questa situazione qua perché dà maggior stabilità al montaggio, ma la cosa importante è che questa cera non deve assolutamente interferire con i denti in occlusione, altrimenti si rischia di sballare, modificare la posizione. Diciamo che possiamo parlare in questo caso di una massima intercuspidazione rinforzata. In digitale non c'è, ovviamente non serve la cera, la procedura è esattamente la stessa come se si prendesse una chiave di occlusione fra due arcate complete, fra due arcate dove non c'è denturina. Nel caso in cui i contatti diatorici siano assenti bilateralmente e abbiamo un'intercuspidazione stabile in bocca, ma non è possibile trasferirla in articolatore, ed è sempre così in una situazione come questa o come quella che vi ho fatto vedere prima, qui abbiamo una posizione che il paziente trova con grande ripetibilità, ma non è ripetibile sull'articolatore se non grazie a dei presidi che sono delle cere, delle paste siliconiche che diventano molto dure e per esempio nel caso di impianti con la realizzazione di valvi da ancorare agli impianti sui quali deve essere presa una cera, quindi con comunque sicuramente un passaggio di laboratorio che deve essere fatto prima di poter registrare
correttamente la relazione intermascellare. In questo caso possiamo parlare quindi di massima intercuspidazione assistita. In digitale invece siamo sempre lì, ogni volta che è possibile registrare una chiave occlusale, assolutamente anche in presenza di pochissimi punti di riferimento, il software è in grado di accoppiare correttamente i modelli. Questo è un caso di simile, molto simile, perché abbiamo i contatti che vanno dal canino di una parte al primo premolare di un'altra parte, un caso fatto completamente in digitale, senza utilizzo di articolatori, modelli, cere, niente, semplicemente registrando la posizione intermascellare grazie a una procedura completamente digitale. Da ricordare sempre che in massima intercuspidazione l'occlusione deve essere bilanciata in bocca, perché i contatti occlusali non coincidono, scusate, qua ci dovrebbe essere un video ma non va, comunque i contatti occlusali non coincidono con l'articolatore, perché ottenuti lavorando sull'articolatore con un movimento di rotazione pura che non è assolutamente il movimento che fa la mandibola. Per quanto riguarda contatti ischemi occlusali, è opportuno conformarsi, uniformarsi a quelli preesistenti, si parla appunto di approccio conformativo. Questo vuol dire che i contatti e gli ischemi occlusali dovrebbero essere registrati prima, cioè nella situazione in cui il paziente ha ancora dei denti che non sono stati preparati, in caso di protesi tradizionale, di protesi fissa, di protesi su denti, in modo da non dover sfidare le capacità di adattamento del sistema modificando modelli e schemi occlusali del paziente quando sono appunto già esistenti e correttamente funzionanti. Passiamo a vedere la posizione di relazione centrica, che può anche essere accoppiata appunto all'approccio riorganizzativo. La posizione è per definizione una posizione articolare e si parla di relazione intermascellare maxillo-mandibolare indipendente appunto dal contatto dentale, nella quale, definizione da Glossary of Prosthodontic Terms, i condili articolano nella loro porzione antero-superiore contro la parete posteriore delle eminenze articolari. In questa posizione è possibile far fare appunto alla... Perché non mi vanno i video? Vabbè, comunque, in questo video si vede, si può vedere, spero di... No, non riesco a farlo partire. Vediamo se parte. Beh, se non vanno video diventa un problema. Prova a cliccarci sopra. Ah no, non va. Aspetta, ora sta caricando. Beh, comunque, ora questo è relativamente importante, anche perché questa è una procedura che probabilmente pochi conoscono, ma diciamo che serve a dimostrare come si riesce a trovare un punto di rotazione che, collegato al punto di rotazione rilevato dall'altra parte, determina l'asse cerniera terminale, cosa che si utilizza esclusivamente quando si può o si vuole utilizzare un articolatore a valore individuale. Ma a prescindere da questo, diciamo che c'è un consenso sul fatto che quando sono necessari dei cambiamenti di posizione della mandibola per motivi protesici e la posizione abituale non può più essere adottata perché o non ci sono sufficienti denti o i denti sono stati preparati, per esempio, oppure ci sono impianti, la relazione centrica dovrebbe essere presa come posizione di riferimento per montare i modelli in modo riproducibile, in modo ripetibile. Abbiamo scritto insieme ad amici diverse cose sulla relazione centrica. Questa è una pubblicazione dell'anno scorso e quello che mi preme sempre sottolineare ogni volta che parlo di relazione centrica è che, numero uno, non è una posizione terapeutica,
Numero due, non è una posizione ideale. Numero tre, non è neanche un obiettivo protesico. È semplicemente uno strumento di lavoro per il protesista. Qui parlo in un ambito di sicuramente nato endodonticamente o comunque un ambiente nato per endodontisti, almeno credo. È un po' come io paragono un po' la relazione centrica per il protesista alla diga per l'endodontista, cioè una cosa della quale non puoi fare a meno. Almeno questo pensavo fino a un po' di tempo fa. Poi ne parliamo di questa cosa. Quando è che si utilizza la relazione centrica? E quindi quando è che ci si rivolge a un approccio di tipo riorganizzativo? Quando c'è necessità di cambiare i rapporti occlusali, necessità di cambiare gli schemi occlusali o di cambiare la dimensione verticale, oppure non c'è niente di tutto questo, ma c'è una perdita della posizione di occlusione. E ora mi vado a spiegare, mi spiego facendovi vedere molto rapidamente due casi. Uno che è relativo alla perdita della posizione di massima intercuspidazione, perdita volontaria e poi perdita determinata dalla terapia protesica, e l'altro invece è un caso di aumento della dimensione verticale. Sono due casi abbastanza vecchi, come vedete, uno è del 2004, uno è del 2006, questo è il caso del 2004, vado molto rapidamente, ovviamente non mi metto via a discutere. Il piano di trattamento, che in questo caso comunque prevedeva l'estrazione di un dente, il rifacimento di alcuni ponti e l'inserimento di impianti nell'arcata antagonista. Ecco, cosa importante sapere che non c'è in questo caso non c'è necessità di cambiare i rapporti occlusali, il paziente funziona perfettamente, non c'è necessità di cambiare gli schemi occlusali per lo stesso motivo e non c'è necessità neanche di cambiare la dimensione verticale. Però a un certo punto il paziente perde la posizione di massima intercuspidazione. E quando è che perde la posizione di massima intercuspidazione? Quando gli smonto i vecchi ponti, i vecchi restauri protesici. Si trova in questa situazione qua. Quindi a questo punto, per me, o diciamo non solo per me, per direi la comunità protesica, la posizione di riferimento diventa la relazione centrica, tanto è vero che anche la ribasatura del provvisorio, pur mantenendo la dimensione verticale originale, viene fatta in relazione centrica, guidando il paziente in una posizione che si considera una posizione stabile. Bene, i video ora vanno, quindi andiamo meglio. Niente, solo per mostrare come viene gestita la posizione in un caso come questo. E qui vediamo come va avanti il caso, preparazione, controllo a un mese, impronta, impronte, sempre quando si parla di impronte, questo chiaramente è un caso del 2004, quindi sono impronte analogiche, impronte in polietere, non è cambiato un granché con l'impronta digitale, perché il trattamento dei tessuti, che è la cosa fondamentale per l'impronta, è sempre lo stesso. Quindi cere in relazione centrica alla stessa dimensione verticale dei provvisori, e dico cere perché sono almeno due le cere, una tra le arcate con i denti preparati e una che servirà per il montaggio incrociato tra un'arcata con i denti preparati e l'altra arcata con i provvisori. In questo caso è stato utilizzato un articolatore a valore medio. Ora, l'articolatore a valore medio, come sapete, non accetta l'arco facciale. Quindi è un caso fatto con degli strumenti, con uno strumento molto, molto basico. Però viene fatto il montaggio incrociato, perché questo si può fare anche su un articolatore a valore medio. Come si fa il montaggio incrociato? Si montano i modelli master, quindi con la cera. Ora, in questo caso il montaggio è fatto su un arco facciale perché è un articolatore a valore individuale, ma serve solo da esempio. È esattamente la stessa cosa su un articolatore a valore medio. I due modelli vengono montati tra di loro grazie alla cera presa in relazione centrica alla dimensione verticale dei provvisori. Dopodiché si prende il modello inferiore, in questo caso del provvisorio, e si monta contro il modello master con la cera rilevata
nella stessa situazione e dalla stessa dimensione verticale. A questo punto avremo il modello inferiore del provvisorio che possiamo lasciare, smontiamo il modello superiore e in massima intercuspidazione montiamo l'altra arcata, cioè i provvisori dell'altra arcata. In questo modo cosa possiamo fare? La replica esatta delle guide anteriori. Ora c'è un video dove questa cosa viene magari, spero che vada, perché se non va, non va. Non va il video. Qualcuno mi può... Non lo so come mai, perché quello di prima stava andando. Questo che ti dà la... Eccolo, aspetta, forse doveva caricarlo. Perché forse questi sono video un po' più pesanti. Questa è una fregatura, non me l'aspettavo. Comunque, provo a raccontarvelo, va bene? Cosa succede? Abbiamo i modelli dei provvisori montati in massima intercuspidazione. Facciamo un blocchettino di resina allo stato plastico sulla piastrina incisale e con l'asta incisale in posizione il tecnico muove la branca superiore dell'articolatore ripercorrendo quelle che sono le guide che si trovano sui provvisori. In questo modo, ecco, vabbè, magari si riesco a farlo. Eccolo qua. Quindi qua vediamo come viene segnata la posizione di occlusione e poi a questo punto vedremo che il tecnico, che è Stefano Petrini, che ci sta ascoltando se non si è addormentato, eccolo qua, che ripercorre le guide dei provvisori e questa asta incisale segna un tracciato che vedete, vediamo se ora va, non va, lo trascino io, segna una strada, diciamo, tanto la vediamo poi nella slide successiva, direi di andare alla slide successiva eventualmente. Ok, eccolo qua, questo è il tracciato che è stato creato dall'asta incisale che segue il movimento della branca superiore dell'articolatore con i provvisori montati, diciamo, va bene? Non va neanche lui. E proviamo ad andare avanti. Sì, probabilmente, secondo me, che ci mette un po' a caricare, poi quando l'hai trascinato prima si è visto e si è capito il... Infatti ora un pochino è mosso. A questo punto cosa è successo? Vedete che le parti esterne della resina sono state abbassate per lasciare più libertà di movimento all'asta, ma abbiamo replicata sulla piastrina incisale esattamente la guida anteriore. Vediamo se scorre, si scorre, eccolo qua, vedete? Ora la resina è dura, chiaramente, quindi possiamo continuare a seguire questa strada. Se noi ora smontiamo i modelli dei provvisori, cosa che dovrebbe succedere in questo video esatto, smontiamo i modelli dei provvisori, eccoli qua, superiore. Ecco che l'asta incisale dell'articolatore segue esattamente lo stesso tracciato che seguiva quando c'era sopra il modello dei provvisori. Ciò significa che a questo punto l'articolatore è settato, anche, ripeto, un articolatore molto semplice, e questo è il modo per trasferire la guida incisale che c'era sui provvisori. Okay? Quindi vuol dire che quando il tecnico farà in una procedura analogica la sua ceratura su questa ipotetica arcata superiore, cosa succede? Che le guide dovranno per forza essere armonizzate alla piastrina incisale che a sua volta è stata settata sui provvisori.
Ed è esattamente quello che è stato fatto in questo caso qua. Per cui su un articolatore a valore medio abbiamo fatto all'epoca una zirconia stratificata, e qui vedete come nel 2004 si presentavano le strutture in zirconia molto diverse da quelle che siamo abituati a vedere oggi, sembrano dei pezzettini di Lego messi lì. Questo è il caso finito, e qui cominciamo a vedere il caso dopo 10 anni, poi vediamo il caso dopo altri 8 anni, per cui siamo a 18 anni di follow up. E la cosa che mi sembra molto bella da vedere, cioè a me fa molto piacere vedere, è che a 18 anni di distanza questa zirconia stratificata, che sappiamo essere un materiale con qualche problema, soprattutto su strutture fatte appunto nei primissimi anni della zirconia, 2004, questo è il primo caso in assoluto grande che io ho fatto in zirconia, quindi con degli spessori ceramici probabilmente non esattamente calibrati e sicuri come si usava a fare sulla metalloceramica, proprio perché era impossibile fare delle strutture di quel tipo, e appunto dopo 18 anni, avendo gestito l'occlusione pur su uno strumento semplice, ma credo correttamente, questo materiale si è mantenuto molto molto bene. Vediamo l'altro caso, che come dicevo è del 2006, questa volta è un paziente che abbiamo deciso necessitare di un aumento di dimensione verticale, poi se volete dopo possiamo discutere su oggi avresti fatto un'altra cosa diversamente, altri tipi di restauri, ve lo dico subito, queste sono tutte corone. Paziente in situazione di salute parodontale, con però un certo grado di usura dentale. Vado, stringo, l'usura dentale è questa, il 60% dei denti hanno perso all'incirca un terzo della loro, dell'altezza della loro corona. Ora, è chiaro che questo paziente poteva anche stare così, sarebbe stato sufficiente bloccarlo in questa situazione, fare in modo che evitasse di portare avanti l'usura, e questo sarebbe stato sufficiente da un punto di vista medico, da un punto di vista di conservazione della salute. Il paziente funzionava perfettamente. Sappiamo anche, questo è un articolo che ho pubblicato l'anno scorso con un gruppo di studenti del master e con Marco Ferrari e Daniele Manfredini, che il restauro di una dentatura usurata non ha nessun effetto sui test di performance masticatoria, quindi quel paziente avrebbe tranquillamente avuto una funzione eccellente anche senza una riabilitazione, senza un lavoro protesico. Il paziente però chiede una riabilitazione per motivi estetici, e quindi a questo punto la domanda è se optare per un approccio conformativo oppure invece passare a un approccio di tipo riorganizzativo. Quali sono le indicazioni dell'approccio conformativo? L'abbiamo detto prima, mi faccio delle domande. Ci sono denti in occlusione in grado di garantire una posizione precisa e stabile? Ci sono. Il paziente si trova bene con questa dimensione verticale? Sì. È possibile mantenere i rapporti occlusali? Ancora una volta possiamo rispondere sì. Quindi perché un approccio riorganizzativo in questo caso? Approccio riorganizzativo perché si decide di optare per un aumento di dimensione verticale. E l'aumento di dimensione verticale in un caso come questo indubbiamente ha grossi vantaggi, perché consente prima di ottenere lo spazio necessario per il restauro protesico, poi evitare procedure cliniche più invasive come delicatizzazioni preventive piuttosto che o insieme a allungamenti di corona clinica, e indubbiamente ottenere migliori rapporti occlusali. In questo schemino centrale possiamo vedere cosa succede quando c'è una usura delle due arcate. La dimensione verticale diminuisce, non sempre diminuisce, perché c'è un fenomeno che si chiama eruzione compensatoria che può far sì che la dimensione verticale rimanga la stessa o non diminuisca così tanto. Ma il razionale per aumentare la dimensione verticale è il seguente, cioè se noi manteniamo la dimensione verticale che il paziente ha,
indipendentemente dal fatto che sia o non sia adattata, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, se vogliamo fare delle corone, come in questo caso di quasi 20 anni fa, probabilmente dovremo ricorrere a delle devitalizzazioni preventive e a degli allungamenti di corona per far sì che ci sia abbastanza struttura dentale sulla quale appoggiare i restauri. Oppure si può aumentare la dimensione verticale e a quel punto si crea automaticamente lo spazio per i restauri e a quel punto il restauro, pur nella sua, diciamo, invasività di corone, risulta molto meno invasivo che non mantenendo inalterata la dimensione verticale. Quindi passiamo in questo caso da una posizione di massima intercuspidazione a una posizione di relazione centrica, aumentando appunto la dimensione verticale. Qui abbiamo i provvisori, anche qui vado velocemente. Queste sono le preparazioni. Come vedete, le preparazioni dal punto di vista occlusale o incisale non cambiano assolutamente la struttura dentale perché si mantiene esattamente quella lunghezza. La preparazione è solo circonferenziale. Qui abbiamo i provvisori, le impronte e in questo caso l'utilizzo di uno strumento notevolmente più sofisticato rispetto a un articolatore a valore medio. Qui siamo con un articolatore a valore individuale completamente regolabile. Quindi la ceratura, le cappette, il lavoro finito, le due arcate completate, il paziente che è soddisfatto di questa sua nuova situazione, di questa estetica ritrovata. Qui lo vediamo a 6 anni di distanza. Queste sono le radiografie. Qui lo vediamo dopo altri 6 anni, quindi a 12 anni di distanza. E qui non so se vanno i video. E non so neanche se si sente l'audio, ma c'è il paziente. No, non vanno nei video né si sente l'audio. Comunque c'è il paziente Allora, che Fabio, dimmi. mi hanno detto di provare a staccare la presentazione, vedere se hai delle applicazioni aperte da chiudere e poi riandare in presentazione. Se vuoi provare. Sì, posso provare, ma credo di aver chiuso tutte le applicazioni che avevo aperte. Ah, Però ok. proviamo. Esci. Allora, vediamo un attimo. Così mi hanno detto qualche messaggio che ho ricevuto di quelli che Sì. ti stanno seguendo. Beh, qua c'è questo AnyDesk aperto, ma sicuramente nessuno lo sta usando. PowerPoint è aperto, ma non c'è niente di aperto. Comunque esci da PowerPoint, esci da Excel. A questo punto ci è rimasto aperto solo questo qua, ma chiudiamo anche questo, chiudiamo anche Safari. Bene, a questo punto non c'è proprio più niente assolutamente. Ah, c'è anche Word aperto, ma anche questo in realtà è aperto, ma così. Vediamo anche questo. E c'è solo. Ah, c'è mail. Chiudiamo anche mail. Vai, vediamo se a questo punto la situazione è cambiata. Temo di no. No, anch'io. Ho visto, Vabbè. ho sperato di sì quando si è mosso subito, ma poi Sì, però si non. muove a scatti, vedi? Ma Ah. strano, probabilmente è la piattaforma perché, insomma, mi è Non lo capitato so, di. sinceramente non abbiamo mai avuto No, problemi, però. allora sai cosa? Può darsi che sia un problema di rete e di segnale. Che qui, fra l'altro, io sono venuto in studio, non l'ho fatto volutamente da casa perché a casa ho pochissimo segnale, però generalmente qui c'è. Può darsi che a quest'ora magari ci siano anche qui nel condominio o intorno un sacco di accessi alla rete, quindi sia quello il motivo, non me lo so spiegare altrimenti. Comunque, va bene, sono cose fondamentalmente folcloristiche. Qui c'è il paziente, dice che il lavoro è stato fatto nel 2006 e che la moglie è contenta perché c'è il marito più giovane, no? Niente di particolarmente. Ecco, invece la cosa che mi piace di più è questa: gennaio 2023, quindi siamo a 17 anni di distanza.
A gennaio 2023, ancora una volta, corone con in zircone con ricopertura completa in ceramica feldspatica, dopo 17 anni c'è un piccolo chipping su un premolare superiore e poi sono completamente integre, intatte. Allora, facendo un piccolo riassunto di questi due casi, vedete, uno è stato fatto su un articolatore a valore individuale, l'altro su un articolatore a valore medio. Hanno dato ottimi risultati, direi, a 17, 18, 20 anni di distanza, a 20, per uno siamo a 20 anni, per l'altro siamo a 18. Quali possono essere le problematiche di gestione di questi casi? Parlo semplicemente dal punto di vista di gestione, se vogliamo anche solo in laboratorio, no? Quindi di gestione del montaggio dei modelli. Espansione del gesso, correttezza nella rilevazione delle cere. È chiaro che se le cere non sono corrette, l'occlusione dovrà essere pesantemente aggiustata in bocca. E pesantemente aggiustare l'occlusione in bocca può significare indebolire notevolmente le strutture. Ci può essere la deformazione delle cere, quindi le cere possono essere state rilevate correttamente, ma sono state deformate, magari dal calore. Poi c'è la correttezza del montaggio in articolatore, perché anche quella non è automatica. E poi anche lì di nuovo c'è il problema della espansione e contrazione del gesso durante l'indurimento. Poi c'è la manipolazione dell'articolatore, che non è un'altra cosa banale, perché se ci mettiamo in due a muovere un articolatore, magari lo muoviamo in maniera diversa. E poi la domanda è: ma i movimenti che si fanno fare all'articolatore sono veramente funzionali? E qui io vorrei richiamare la vostra attenzione su un fatto. Allora, in realtà, anche facendo un montaggio incrociato, cosa facciamo noi? Ricaviamo dei movimenti che non sono funzionali, perché protrusiva e lateralità non sono movimenti funzionali. Il paziente non li fa normalmente, noi non li facciamo normalmente. Se facciamo caso alla nostra funzione, vedrete che difficilmente facciamo la protrusiva e le lateralità. E comunque vengono ricavati da un provvisorio funzionalizzato su uno strumento meccanico che è guidato dalla mano dell'odontotecnico secondo la propria sensibilità, che fra l'altro questo strumento non può fare movimenti funzionali, perché non può fare un movimento reale di masticazione, e che per di più si muove al contrario, perché si muove la branca superiore invece che la branca inferiore, cioè la mandibola. Allora, su questo strumento si costruiscono dei denti che poi dovranno in qualche modo, più o meno, a seconda della sofisticazione dello strumento, a seconda delle specifiche e delle caratteristiche del caso, essere adattati in bocca ai movimenti del paziente. Ok, allora, a questo punto mi faccio un'altra domanda. Il flusso digitale può semplificare la gestione dell'occlusione nei casi riorganizzativi? E quindi vediamo le differenze tra digitale e analogico nell'approccio riorganizzativo. E anche qui ho messo dei punti che mi sembrano dei punti cardine. Abbiamo tre punti del trattamento in cui c'è una differenza tra digitale e analogico. Posizione di riferimento iniziale, che può essere senza modifica della dimensione verticale o con modifica della dimensione verticale. Poi abbiamo la posizione dei modelli di lavoro e poi abbiamo la riproduzione dei movimenti cosiddetti funzionali. E vediamo caso per caso. Senza modifica della dimensione verticale originale, nell'approccio riorganizzativo fondamentalmente non c'è differenza rispetto all'approccio, non c'è differenza tra digitale e analogico. La posizione iniziale è la massima intercuspidazione. L'unica differenza è che da una parte abbiamo dei modelli in gesso, da un'altra parte abbiamo delle scansioni. Come abbiamo detto, per le scansioni serve prendere un chiado occlusale per
i modelli in gesso, se c'è una posizione iniziale stabile, non è assolutamente indicato, anzi è controindicato prendere una cera, però poi per il resto non c'è differenza. Questo è un caso, il caso che abbiamo visto prima. Questo è un caso fatto invece in digitale, non c'è nessuna differenza con l'analogico. Possiamo dire che si tratta, se vogliamo, di un falso approccio riorganizzativo, almeno per quanto riguarda la fase del provvisorio, la fase iniziale. Prendiamo poi invece l'approccio riorganizzativo nel caso in cui sia necessario fare una modifica della dimensione verticale originale. E qui vedete sulla sinistra un caso analogico, sulla destra un caso digitale, e qual è la differenza? Che, scusate, sono andato troppo avanti, la differenza è che sulla sinistra avremo bisogno di una cera, sulla destra possiamo farne, cioè possiamo, ne facciamo a meno, vediamo poi come. Caso con modifica di dimensione verticale originale in analogico, ci serve una cera per stabilizzare la relazione centrica e trasferire la posizione in articolatore. Non c'è un altro modo per farlo, a meno che non diciamo al tecnico alza te quanto ti pare, altrimenti dobbiamo noi stabilire, cosa che io ho sempre fatto, stabilire in bocca, e anche lì poi ci possiamo mettere a discutere su come fai, ma quanto, perché, per come, però la cosa per me non ha mai avuto dubbi, cioè lo faccio io e do al tecnico la cera con la quale lui mi monta i modelli e mi fa il provvisorio, nel caso. Invece con l'approccio digitale, con la procedura digitale, è sufficiente stabilizzare la relazione centrica in bocca e non c'è bisogno di dare nessun'altra cosa al tecnico, gli diamo già la posizione corretta. Per quanto riguarda la posizione dei modelli di lavoro, in analogico è necessario dare almeno una cera decentrica alla stessa dimensione verticale dei provvisori, mentre in digitale è sufficiente sovrapporre le scansioni dei denti preparati a quelle dei provvisori. E questo possiamo farlo fare in laboratorio col software di progettazione, oppure possiamo farlo, i nostri software ci consentono di farlo, possiamo farlo direttamente in bocca con il flusso di lavoro inverso, per cui noi abbiamo tranquillamente la possibilità di sovrapporre scansioni con provvisori, scansioni con denti preparati e, nel caso di impianti, scansioni di provvisori su impianti, su scansioni di abutment, su scansioni di scan bodies, mantenendo sempre esattamente quella stessa dimensione verticale, quindi possiamo tranquillamente gestircelo senza dover ricorrere a chissà quali artifici per mantenere quella dimensione. Per quanto riguarda l'approccio, la replica delle guide, in analogico è necessario, se vogliamo fare una replica delle guide, ricorrere al montaggio incrociato, quello che abbiamo visto prima, fra i modelli dei provvisori e i modelli di lavoro per il settaggio dell'articolatore. In digitale, invece, la replica delle guide può essere fatta tranquillamente dall'odontotecnico grazie a un copia e incolla delle aree funzionali dei provvisori. Mi dispiace, ma purtroppo i video non vanno. Questo è un video di progettazione. Va bene. E questo è quel caso lì, fatto anche questo completamente in digitale, partendo da una posizione di relazione centrica registrata digitalmente. A questo punto arriviamo all'approccio conforganizzativo. Cosa intendo per approccio conforganizzativo? Riorganizzare conformandosi. A cosa ci conformiamo? Ai movimenti reali, ai movimenti veramente funzionali del paziente, a quella che viene definita oggi come la quarta dimensione. E questo approccio comporganizzativo
può essere molto utile. Io personalmente lo sto usando da 2 anni, da quando ho scoperto la possibilità di poterlo fare, e lo sto usando in 2 momenti ben precisi, che sono la posizione di riferimento iniziale, quindi la posizione di partenza, nel caso in cui voglio aumentare la dimensione verticale, e la riproduzione dei movimenti funzionali, che in questi casi sono veri movimenti funzionali, cioè noi abbiamo la possibilità di trasferire al laboratorio un file dove ci sono i movimenti che il paziente fa davvero, non quelli che cerchiamo di replicare su un articolatore. E qui abbiamo un caso che abbiamo abbozzato, diciamo, abbiamo fatto con Stefano in occasione di un incontro del nostro corso, così a livello, a scopo dimostrativo. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo registrato, questa è la sua situazione dentale, qui sto facendo, Stefano, non so se c'è, se, ripeto, spero che sia sveglio, insomma, non vorrei invadere la sua, o violare la sua privacy, ma ho il suo permesso per far vedere chiaramente queste immagini. Questa è la sua situazione, quindi una situazione di usura non particolarmente avanzata, ma usura generalizzata. Qui abbiamo le sue scansioni, i suoi modelli, e qua abbiamo il momento in cui io ho fatto la registrazione dei suoi movimenti. Ora quello sulla destra è un artefatto e l'ho fatto io. I suoi movimenti reali sono quelli lì sulla sinistra. Ok. Cosa abbiamo fatto con questo? Intanto ho stabilito una nuova dimensione verticale. Anche qui, se il video andasse, sarebbe bello, perché si potrebbe vedere come stabilisco la nuova dimensione verticale. Quello di prima funzionava, si vede, forse quelli più leggeri funzionano, perché quello che vedi là funzionava. Ah, eccolo, guarda, questo comunque se lo trascino va. Bene, allora ve lo trascino. Eccolo qua. Io ho il movimento di apertura e chiusura. Questo movimento di apertura e chiusura lo posso fermare dove voglio. Cioè, se io decido, e ripeto, non è che lo decido a caso, lo decido in base a dei ragionamenti che faccio, che voglio alzare la dimensione verticale di 3, 4, 5 mm, se voi guardate il riquadro, la colonna sulla destra, il riquadro in basso, il puntino rosso è il punto interincisale. Quindi io lì misuro esattamente il rialzo di dimensione verticale. E vedete che lo posso far, eccolo qua, scorrere. Lo sto un po' avvicinando all'arcata superiore. Me lo guardo dall'interno, dall'esterno, me lo giro come voglio. Lo alzo ancora un pochino, poi lo riabbasso, poi lo rialzo e decido a un certo punto che questa è la dimensione verticale che voglio. Ok? In laboratorio a questo punto, con i movimenti che io ho registrato, che non sono solo quel movimento di apertura e chiusura, ma sono i movimenti di lateralità, ma soprattutto i movimenti funzionali, quindi il paziente che parla, il paziente che deglutisce, il paziente che mastica, in laboratorio mi fanno una bella progettazione virtuale. Anche questa non va. Vabbè, facciamo conto che sia una foto invece che un video. Riprova adesso, forse perché deve un po' caricare, sai? Dici, ho troppa fretta? Secondo me sì. Perché vedi, ora vediamo la pallina. Sì. Vediamo se riparte. Non ce la fa proprio. Sai cosa faccio? Faccio una prova. Provo a connettermi al telefono invece che alla rete, che secondo me va meglio. Mi date solo un attimo? Certo, il link è sempre lo stesso. No, no, ma non credo neanche dover uscire, okay. Sai. Allora, perfetto. Eccolo qua.
Allora, se io prendo il mio telefono a questo punto, vediamo se con quello funziona meglio. E questi prototipi li fai fresare o li stampi in bocca? Vabbè, niente. Era un video nel quale si vede come la progettazione viene appunto armonizzata ai movimenti che io ho trasferito. Questi sono dei mock-up stampati, provenienti ovviamente da quella progettazione, e qui abbiamo niente, questo esperimento, diciamo, che abbiamo fatto con Stefano in quell'occasione. Che non ci ha Passiamo scritto, invece a un quindi caso rischiamo reale. che stia dormendo perché non ci ha scritto. Non c'è Lo scritto. No, in aspettavo realtà nei mi ha scritto commenti. qualcosa. Aspetta. Ah, Vediamo ok. perché è scritto a me. Vediamo cosa mi ha scritto. Ah no, niente, fa l'occhiolino. Niente. Ti vedo, ci sono tranquillo. Ah, pronti. Bene. Ok, allora passiamo a un caso reale che mi serve per concludere questa chiacchierata. È un caso fatto ovviamente completamente in digitale e senza l'utilizzo di cere, senza l'utilizzo di relazione centrica, senza tutte quelle cose che fino a 2 anni fa mi sembravano assolutamente irrinunciabili. Allora, no, beh, sì, per quanto riguarda questi casi qua, assolutamente sì, mi sembravano irrinunciabili. Questa è la paziente. La paziente mi arriva in questa situazione, mandata da un collega, il quale mi chiede se posso finalizzarla, perché lui non si sente tranquillo di finalizzarla. La paziente ovviamente si lamenta del fatto che ha fatto queste ricostruzioni in composite un po' su tutti i denti, le ricostruzioni si rompono, a pezzi di sembrano quasi delle, in alcune situazioni, perché sembrano quasi delle corone proprio in composito, mezze rotte. In più c'è questa situazione degli incisivi inferiori dove ci sono delle corone complete, chiaramente incongrue per non dire dannose per quanto riguarda i tessuti parodontali. Questa è la situazione palatale e linguale. Queste sono le due arcate in visione occlusale. Qui abbiamo le radiografie. Oh, strano, non ci siano sondaggi, ma comunque chiaramente fanno parte della raccolta dati iniziale. Questa è un po' la strategia di trattamento che io utilizzo in questi casi, ovvero la raccolta dati, un piano di trattamento iniziale, una fase igienica, terapie preliminari, terapie pre-protesiche, fase protesiche e fase di mantenimento. Il tutto intervallato da continue rivalutazioni per accertarsi che i passi fatti in precedenza abbiano portato al risultato voluto, al risultato sperato. Perché è facile tornare indietro se si intercetta un problema in rivalutazione precocemente, piuttosto che trovarsi a dover gestire una sommatoria di problemi alla fine o peggio dopo la fine. Questa è un po' la nostra strategia e la nostra strategia di trattamento, la nostra filosofia di lavoro anche in House of Prostodontics, che è il corso che appunto insieme a Stefano e a Luca Sigel facciamo. Il primo passo in un caso del genere, dove chiaramente la richiesta estetica è forse la cosa più importante, si cerca di mimare il risultato desiderato. E quindi oggi abbiamo molti software a disposizione. Personalmente uso Smile Cloud, che trovo molto semplice per me, che non sono un grossissimo esperto, diciamo, di questo tipo di strumenti. Questo riesco a utilizzarlo molto facilmente e molto rapidamente. Una volta fatta la previsualizzazione, decido che in questo caso qua voglio alzare di pochissimo, veramente di poco, la dimensione verticale, e grazie all'approccio conf organizzativo e grazie a questo strumento che utilizzo, riesco a fare un veramente minimo incremento di dimensione verticale. Stiamo parlando di
un millimetro appena a livello degli incisivi, quello che mi serviva per avere, per diciamo, compensare l'erosione posteriore che c'era, alcune rotture dei compositi che c'erano, mi serviva veramente poco spazio. Quindi decido di fare questo minimo rialzo di dimensione verticale. Qua il video lo vediamo un po' meglio, ecco, questo è la quantità di rialzo, vedete, indicato dalla freccia, siamo a un millimetro a livello interincisale. A questo punto chiaramente viene fatto il mock-up, progetto fatto digitalmente, stampato in bocca alla paziente. La paziente ovviamente insieme a tutto il resto accetta il trattamento e questo è il piano di trattamento protesico finale. Verranno fatte 8 corone nella arcata superiore e 2 onlus. Vedete, alla paziente manca da una parte un premolare, da una parte un canino. C'è un premolare che è stato trasformato in canino da una parte. Mentre nell'arcata inferiore vengono sostituite chiaramente le 6 corone che non si possono mantenere e vengono fatti 4 onlays per parte, quindi un totale di 8 onlays. La sequenza protesica è questa: aumento di dimensione verticale, preparazione delle corone dell'arcata superiore e dell'arcata inferiore e inserimento dei provvisori alla dimensione verticale stabilita e nella stessa occasione preparazione e impronte per gli intarsi inferiori. Ok? Appuntamento successivo, consegna degli intarsi. Dopo 6, 8, 10 settimane, a seconda della guarigione parodontale, impronta per le corone complete, che sono le 8 superiori e 6 inferiori, e poi 2 appuntamenti, uno per la prova delle corone superiori e la preparazione dei 2 onlays che sono rimasti fuori, e una per la consegna di tutto quanto. Quindi vediamo a questo punto rapidamente come è stato gestito il caso. La preparazione delle 6 corone superiori con una gengivectomia fatta in maniera molto semplice sul 21, se parte il video lo vedete, e la rimozione delle corone inferiori, preparazione e gengivectomia gengivoplastica, non c'erano qui lesioni infraosse, non c'erano tasche infraosse da gestire, quindi era tutto un problema di tessuti molli che ho deciso di gestire in maniera molto molto semplice. Spero che appunto il video vada. Non va. Vediamo se neanche se la trascino. Mi dispiace, ma questo non era previsto. Vediamo. Fabio, se poi possiamo provare a fare una cosa, se c'è qualche domanda, io mentre si aspetta che si carichino questi video, posso provare a rispondere a qualche domanda. Sì, volentieri. Io una te la Giusto faccio per... io. Sì. Capisci quegli snap-on, quel tipo mock-up che hai fatto vedere? Cioè, li stampi o li fresi, stanno su a incastro? Ho visto che sono Io tagliati sopra le ho detto sono quattrone. stampati, sì, ho detto che sono stampati, ma in realtà credo siano fresati, ho sbagliato. E comunque vengono, cioè sono degli snap-on relativamente, cioè non sono degli snap-on che fai poi portare al paziente. Noi questa è una cosa che abbiamo fatto con Stefano proprio come prova fondamentalmente perché volevamo vedere se gestendo la dimensione verticale, rialzando semplicemente sul suo tragitto funzionale, i contatti occlusali creati a quella dimensione verticale con i suoi movimenti tornavano correttamente. Quindi diciamo Ok, che è un esperimento che abbiamo però fatto. non ti capita di farlo magari a un paziente che vuole fare un aumento della dimensione verticale, gli dici proviamo a vedere come stai a questa dimensione, se ti piaci vai a casa, ti guardi e poi decidiamo. Direi di no,
Cioè, non, direi che non mi è capitato un caso così nel quale ho sentito necessità di fare questa cosa. Perché per questo, allora, considera che io comunque vengo da una storia di preparazioni di corone complete in casi di forte abrasione, cioè, insomma, ce ne sono tanti fatti così, dove a mio giudizio era indispensabile passare per dei provvisori, cioè passare per delle corone complete. E quindi è in quel caso il provvisorio che ti fa questo effetto, questa funzione qua. E ti posso dire in tutta onestà che non mi è mai capitato di dover variare la dimensione verticale rispetto a quella che avevo stabilito. Certo. Vediamo se va qualcosa. Qualcosina si è mosso, ma non so. Nel frattempo Federico ti chiede, Federico Rotta ti chiede da dove viene la necessità di avere una registrazione pantografica in una riabilitazione totale se i movimenti eccentrici sono ricavati da un provvisorio? Ergo, su che parametri scegli di lavorare a valori medi o individuali? Allora, io ho fatto molte riabilitazioni a valore individuale, però questo finché ho lavorato con la metalloceramica, perché la metalloceramica necessita di spessori molto molto ben calibrati. È chiaro che se oggi pensiamo alla zirconia monolitica, questa cosa cade un po', anche se bisogna sempre considerare che sulla zirconia monolitica tutti sono d'accordo sul fatto che meno ritocchi si fanno e meno si rischia di avere poi problemi sulla zirconia stessa, problemi di invecchiamento, problemi di fratture, problemi di anche semplicemente di rilucidatura delle corone. Quando utilizzavo l'articolatore a valore individuale, facevo comunque poi un montaggio incrociato e ricavavo la guida incisale dei provvisori, perché lavorando in relazione centrica, te devi pensare che i movimenti di lateralità sono movimenti guidati, movimenti in relazione centrica guidati. Okay? Il movimento di protrusione non lo puoi guidare. Quindi, per quel movimento lì, devi affidarti appunto a ciò che il paziente ha fatto sul suo provvisorio. Per questo motivo veniva combinata la registrazione delle determinanti posteriori per quanto riguarda l'altezza. L'altezza delle cuspidi, l'inclinazione dei versanti cuspali, l'apertura fra le cuspidi per far passare nei movimenti di lateralità le cuspidi antagoniste, veniva però combinata come si chiama? Alla guida anteriore ricavata appunto dai provvisori. Come scelgo oggi? Oggi non scelgo perché ho a disposizione uno strumento che mi consente di, se posso usare un termine un po' forte, fregarne della relazione centrica, perché non mi interessa assolutamente sapere cosa succede a livello dei condili o i movimenti del paziente. Il tecnico si conforma a quelli che sono i movimenti del paziente. Va bene, È nel chiaro? frattempo sì, almeno da parte mia sì. Ci consigliano, se tu avessi il video fuori dalla presentazione, magari guardiamo solo il video. Allora, io il video ce l'ho, però. Allora, questi sono dei video che sono tagliati e velocizzati, No, perché anche è un semplicemente te lo video. prendi dalla presentazione e lo trascini fuori dalla presentazione. Ah, dici? Che Clicchi dici, su eh? video, se tu clicchi su video, in alto a destra dovresti. No, no, non così. Ah. In alto a destra dovrebbe dare filmato, file. Aspetta. Dovresti avere il Documento, no, dov'è? filmato. Filmato. Eccolo. Ah, eccolo qui. Se tu. Ok. Esatto. Ah, Se dice lo quello lo porta fuori trascini così, eh? fuori dalla presentazione, Vediamo. dovrebbe, Vediamo se. dovresti ritrovartelo. Ok.
Geniale. Lo vedete? Sì. In Ok. realtà bisogna Quindi ringraziare questa. Fabio, no, bisogna ringraziare Mattia Marciano che ce l'ha consigliato. Ah, grande Mattia, grazie Mattia. Ok, quindi molto rapidamente, quella era la preparazione superiore. Queste sono lo smontaggio delle corone inferiori e, come vi dicevo, una abbondante, generosa gengivectomia gengivoplastica, fatta dopo aver preparato i denti. Le preparazioni, come avete visto, sono completamente diverse. Sopra sono preparazioni di tipo pendente all'orizzontale, mentre inferiormente sono preparazioni assolutamente verticali, e qui abbiamo la ribasatura, rifinitura e cementazione del provvisorio. Bene? Ok, quindi torniamo alla presentazione. Vabbè, questa è una foto del provvisorio e a questo punto abbiamo la preparazione degli intarsi inferiori. La paziente è tornata il giorno dopo, a fare sta cosa. Preparazione degli intarsi inferiori. Qui dovrò fare la stessa cosa, suppongo. Quindi lì trascino fuori. Esatto. Prepari Quindi sempre il tuo preparo gli coniglio. intarsi a destra e a sinistra. E in realtà la preparazione degli intarsi qui è abbastanza semplice, perché fondamentalmente si tratta di rimuovere questi vecchi compositi che c'erano sopra, fare una spalla di appoggio a 360 gradi per gli overlays, chiamiamoli, per gli onlays, e rilevare l'impronta. Ok, quindi qua torniamo. Abbiamo l'impronta. E abbiamo dei provvisori fatti. Io ho scritto chair-side, in realtà non sono stati fatti chair-side, ma sono stati fatti immediatamente comunque dal laboratorio. E qua vediamo come è il controllo occlusale di questi provvisori. Ci abbiamo la cementazione. Anche qui abbiamo un video. Video. Tiriamo fuori il video. E vediamo il video, ma questa è una cosa molto molto semplice. Semplicemente ribasati con un pochino di flow. E il flow viene indurito e stanno lì a incastro, non sono cementati. Qualche ritocco occlusale e siamo a posto. Ok. Mattia, potevi dire prima però, che si faceva così. Scherzo, grazie Mattia. Allora, 2 settimane dopo quindi vengono cementati gli intarsi. Cementazione intarsi. Prendiamo anche qua il video. Ed ecco qua la cementazione. Beh, immagino di parlare a persone che hanno ben chiaro come si cementano degli intarsi, e quindi tecnica adesiva, isolamento, rifinitura Usi e alla composito fine poi. fluido? Non ti sento, mi dici qualcosa? Non ti sento. Usi composito fluido? O composito Non uso riscaldato? composite. No, no, per gli intarsi uso il cemento. Ora non mi ricordo di quale marca sia, però è il cemento, un cemento duale comunque. Ah, ok. Lì, fra l'altro, sono intarsi abbastanza alti, insomma, non mi fido molto di usare un puro composito, preferisco usare un cemento duale, che poi mi dà anche un pochino più di tempo per la cementazione.
Bene, allora, dopo 8 settimane, quindi abbiamo a questo punto la possibilità di prendere, vedete come sono guarite bene le gengive, nonostante appunto, diciamo, una procedura parodontale forse un pochino non proprio ortodossa, non proprio da puro parodontologo. Dopo 8 settimane, questa è la condizione dei tessuti e si prendono le impronte. Questo video è interessante secondo me perché si vede come stanno. Si vede molto bene come stanno i tessuti quando si smontano provvisori. Questo lo possiamo chiudere. Ecco qua. Provvisori vengono smontati, vengono puliti i monconi, inseriti i fili. I fili di detrazione, come vedrete, sono due superiormente, perché nell'arcata superiore sono andato ben all'interno del solco e mi limito a stare all'interno del solco, e attenzione, mentre nell'arcata inferiore non ho fatto nessun tipo di preparazione intrasulculare, ho lasciato che i tessuti guarissero e fondamentalmente mi sono accontentato di quello. Ho raddoppiato il filo solo in 2 o 3 punti dove c'era il solco un pochino più profondo e quindi volevo avere maggior precisione nel rilievo dell'impronta, che è chiaramente un'impronta digitale, una scansione. Quindi questo è l'inserimento dei fili superiori, la scansione. Qui abbiamo gli inferiori, stesso giochino. Io ora ho imparato il gioco, continuo a farlo, finché non mi fermate. Vai, vai. Vado. Qui abbiamo quindi l'impronta inferiore, dovrebbe essere questa, eccola qua. Un filo soltanto, il filo 3-0, in questo, in 3, sì, 3, triplo 0 in questo caso. Qualche piccolo ritocco. Perché quando ho preparato questi denti avete visto le condizioni di sanguinamento che c'erano, quindi magari qualcosina da ritoccare mi era rimasto, però la guarigione direi che è più che soddisfacente. Questo dà noia. Ecco, solo 2 o 3 punti in cui ho aggiunto parzialmente un secondo filo. Scansione. E a questo punto, con i provvisori montati ovviamente, la registrazione dei movimenti. Perché cosa do al tecnico? I file delle scansioni e i file dei movimenti. Ah, questi vanno. Quindi abbiamo movimenti di apertura e chiusura. Movimenti di lateralità, questo è sinistro e poi abbiamo anche il destro. E movimento, il movimento funzionale vero. Ricordiamoci, i denti sono fatti fondamentalmente per masticare. E questa cosa qua non c'è verso di farla su un articolatore. Progetto protesico finale. Vediamo se anche questo dovrò tirarlo fuori. Tiriamolo fuori anche lui. Quindi i, diciamo, canonici movimenti dei quali, allora non voglio esagerare a dire che si potrebbe anche fare a meno, ma ripeto che per me questi di funzionare hanno ben poco oggi.
apertura e chiusura, e poi abbiamo anche. No, è andato troppo avanti, scusate. Vabbè, qui comunque c'è il movimento di masticazione. Solo che questo è un video che ho tagliato perché era troppo lungo, ora se lo tiro fuori sarà sempre lunghissimo. Vediamo però di tirarlo fuori. Addirittura ho... proviamo a farne proprio, vabbè, insomma, comunque giusto per darvi un'idea. Questo è il movimento funzionale. Fatelo su un articolatore, questo. Ok, a questo punto quindi arriviamo alla cementazione. Direi che il video della cementazione ve lo risparmio perché tanto è una cementazione normalissima, fatta con un cemento resinoso, ma non in questo caso, ovviamente siamo su dentina, non è una cementazione tipo adesivo. Beh, cosa è cambiato rispetto al piano, cioè alla sequenza iniziale, che queste corone che mi erano state mandate in prova in realtà erano finite e l'occlusione andava talmente bene che io ho cementato subito. Quindi mi è rimasto a quel punto da preparare i due intarsi sui molari superiori. Ho preparato due intarsi, ho preso di fronte ai due intarsi e all'appuntamento successivo ho cementato i due intarsi e questo è il lavoro finito. Che succede? Ok, questo è il lavoro finito e per finire completamente l'opera, siccome la paziente era terrorizzata dall'idea di continuare a stringere i denti, di rompere le corone, eccetera, eccetera, le ho fatto fare due iniezioni di botulino nei masseteri e con questo lei, devo dire, si è molto tranquillizzata, molto rilassata e si vede anche dalle foto, vedete proprio come questo, nonostante, voglio dire, la signora ha qualche anno, quindi ha qualche segno del tempo, però sulla destra mi sembra sia abbastanza evidente come l'espressione sia molto più rilassata. E questo sarebbe l'ultimo video dove c'è, vabbè, tiriamo fuori anche questo, è un semplice video del sorriso della paziente. Niente, giusto come complemento e come fine del caso, ecco. Bene, mica tanto, tutte queste cose tecniche mi hanno distrutto. Allora, conclusioni. E mancano ancora le domande di Cristiano, penso. Vai, mi preparo intanto. Conclusioni. Allora, le mie conclusioni sono queste. Il flusso digitale semplifica e rende più sicuro il trasferimento della posizione occlusale di riferimento. La possibilità di registrare e trasferire reali movimenti funzionali introduce una nuova modalità di gestione dell'occlusione, consentendo di adeguarla al movimento, di conformarla al movimento. L'obiettivo è sempre ridurre al minimo l'aggiustamento occlusale in bocca. Qua 4, lo dico io, lo aggiungo, ovviamente, come si poteva fare a meno dell'articolatore a valore individuale, sapendo che semplicemente c'era da fare più aggiustamenti occlusali in bocca, si può fare a meno di utilizzare questo tipo di strumento, come del resto si potrebbe fare a meno di utilizzare l'impronta digitale, cioè si può fare a meno di tutto. Poi sta ad ognuno di noi capire quali strade prendere, quali strumenti utilizzare. È chiaro che il fine deve essere sempre la miglior gestione del paziente. Ma questa è una mia personalissima convinzione, che
avere la possibilità di, lo ripeto un'altra volta, di poter registrare i movimenti veri del paziente piuttosto che doversi reinventare su un articolatore, anche se con l'articolatore si riesce a, poi alla fine a ottenere il risultato, ma quantomeno accorcia tantissimo i tempi. Cioè, qui stiamo parlando di una procedura che prende 10 minuti, non è una cosa che come una registrazione pantografica, io ripeto, ne ho fatte che ti prendeva 2 ore di tempo. Per cui a me sembra un'occasione da sfruttare. Fra l'altro, la mia speranza è che, e credo che ci si arriverà nemmeno tanto tardi, è che questi strumenti diventino così semplici che possano essere veramente delle app nel telefono che con magari 2 sensori in bocca al paziente consentono di fare la stessa registrazione e di ottenere lo stesso tipo di file. Ci si arriva, sono sicuro che ci si arriva. E questo sicuramente darà una maggior diffusione ancora a questo tipo di, a questa, diciamo, filosofia di trattamento, all'approccio conforganizzativo. Finisco, ho chiesto il permesso a Fabio di fare un minimo di pubblicità alla mia società. Dal 23 al 25 maggio abbiamo il congresso internazionale a Firenze. C'è ancora la possibilità di iscriversi a quota agevolata. L'iscrizione alla società e al congresso è assolutamente molto, molto conveniente. Potete andare tranquillamente a vedere su siprotesi.it per avere tutte le informazioni. Spero di vedervi numerosi in quell'occasione. Sono pronto per le domande di Cristiano. Allora lo aggiungiamo. Anch'io ne ho un po', quindi tanto ti ringrazio Vai, vai. perché insomma è stata una relazione molto molto interessante e sicuramente moderna che apre scenari nuovi e sicuramente insomma intriganti. La mia prima domanda è: quando registri la masticazione? Fai masticare davvero o chiedi al paziente di masticare? Faccio masticare davvero. Faccio una doppia registrazione, faccio una simulazione, diciamo, e poi prendo un chewing gum oppure dei pezzetti di mela. Ci vogliono cose che il paziente possa veramente masticare. Il chewing gum è l'ideale. E così fa dei bei movimenti, belli ampi, vedi molto bene il ciclo masticatore. Capito. Fra l'altro, ora non è argomento di oggi e non voglio nemmeno andare troppo su questa cosa qua. A me piace molto l'utilizzo di questo strumento in fase proprio clinica, cioè in fase di realizzazione come supporto al tecnico. Credo, ripeto, che no, non ho discusso anche con Stefano di questa cosa qua, cioè avere veramente l'opportunità di poter avere il paziente lì che mastica è parecchio diverso è un valore aggiunto importantissimo. Però sto cominciando anche a scoprire qualcosa di interessante dal punto di vista dell'analisi del paziente, cosa nella quale all'inizio non mi interessava proprio, dicevo, vabbè, no, a me serve per fare quella cosa lì. Forse ha qualche altro, cioè ha senso anche per qualche altra cosa. Ma quindi ora quando tu prendi un aumento della dimensione verticale, in realtà non fai più un gigo, una cera rialzata, ma semplicemente chiedi al paziente di aprire e poi tu ti blocchi in un momento in cui vuoi tu. Sì, esattamente. Così. Bello. E in questo tipo di movimento non c'è comunque una tendenza alla protrusione. No, cioè è il movimento naturale, Emilio. Vabbè, se c'è una tendenza alla protrusione, qual è il problema? No, pensavo al movimento dinamico rispetto a una posizione base di partenza in una
Non è che un diventerà. movimento, non è un movimento guidato, non è un movimento forzato, è il movimento del paziente. Avevo io un La paio vedo. di domande un po' su tutto il discorso che hai fatto. Uno, se ho ben capito, ora come ora con gli strumenti digitali, anche riabilitando un intero arcato, addirittura due, si può mantenere un approccio conformativo portandosi dietro le informazioni iniziali trasferite dalla situazione iniziale al provvisorio e poi dal provvisorio al definitivo. Poi, mentre E sempre questo è l'approccio. il famoso approccio copia e incolla, no? Che insomma, ormai mi sembra una cosa abbastanza di pubblico dominio. Non ne sarei tanto sicuro, per chi non è all'inizio del digitale, magari. Ah beh, no, certo, io sto parlando di utilizzatori digitale. Altro discorso, come hai sempre stressato e spiegato nei tuoi corsi, nelle tue relazioni, come sia inutile, anzi dannoso, prendere delle cere quando hai un'occlusione stabile, articolando a mano due modelli, dove però è fondamentale la cura dell'impronta dell'antagonista e poi anche il laboratorio, la pulizia dei solchi, Esatto, eccetera. assolutamente. Nel digitale io ho paura che magari questo aspetto venga un po' lasciato all'algoritmo, che comunque ti pulisce tutto, dalla saliva, da quello che c'è. E mi è capitato di vedere scansioni prese un po' così, perché poi sembra tutto molto facile, alla fine qualcosa viene fuori, l'algoritmo pulisce alcuni software di più, alcuni software di meno, ma poi il rischio è comunque poi articoli in base a come ha pulito lui i solchi, non come siano nella realtà. Tu hai avuto anche esperienza diretta di questo, o è una mia elucubrazione Allora, mentale? io sono la mia esperienza digitale, ora sono 4 anni, mi sembra, 4 anni, sì, o 4-5 anni che sono passato all'impronta digitale e non uso veramente, cioè non uso più, il giorno in cui ho detto passa al digitale, sono passato al digitale. E non lo so se dipende dallo scanner che io uso, dal software che ha lo scanner che io uso, però questo problema per me non c'è. Cioè, io mi sto trovando a fare, ad accorciare notevolmente i miei appuntamenti protesici ed anche il numero di appuntamenti, proprio perché mi sembra un sogno, ecco, riuscire a fare non solo i contatti occlusali corretti, ma anche i contatti interdentali che per me sono stati un incubo per tanti tanti anni. Finalmente sono riuscito a trovare, siamo riusciti a trovare collaboratori, perché poi sai, il contatto interdentale uno lo vuole un punto, uno lo vuole un'area, però una volta che è stabilito stato qua, io oggi ho un qualcosa che è sempre ripetibile, anche credo grazie al fatto che il fit delle corone è superiore, cioè l'adattamento non hai da farlo l'adattamento con l'impronta analogica che poi veniva magari trasformata, che andasse tutta in analogico o che avesse poi una parte che andava in CAD/CAM, no? Perché cioè, se fai la zirconia comunque una parte se ne va in digitale, ma credo di poter dire, ti dico, dopo un po' d'anni, cioè tanti anni di esperienza protesica tradizionale e qualche annetto anche ormai di esperienza digitale, che il corretto fit della corona o delle corone sul moncone o sui monconi, già quello da solo ti dà una maggior precisione occlusale, perché la corona va dove deve andare, cioè va dove è stata progettata. Non c'è da toccare le frizioni. Cioè, una volta che questa cosa è stata ben settata con il laboratorio, io guarda, ero sc non scettico di più sull'impronta digitale. Ho resistito
tantissimo perché veramente c'è una, cioè, le impronte fondamentalmente le so prendere. Grossi problemi non mi sembra di averne. Mi viene a mancare la vista a tergo e mi sembrava una cosa irrinunciabile dell'impronta, per quale motivo dovrei prendere l'impronta digitale? Poi con quello scopri tutta una serie di vantaggi che ti dico, cioè, mi hanno trasformato veramente il mio modo di lavorare. Però Anch'io forse sono. non ti ho risposto. No, Ah ho no, no, capito. sì. Sì. Cioè, tu questo Ho risposto, nel riscontro. senso che certo, è vero che ci vuole, Cioè, ma guarda, il sto. messaggio dovrebbe essere che anche se alla fine vengono comunque dei modelli belli, dobbiamo farli venire perché scansioniamo in condizioni ottimali, no? Perché ce li pulisce l'algoritmo. Perché poi. Vabbè, ma certo. Allora, io ti dico, Greco, una cosa che volevo dire. L'impronta digitale ti dà una cosa, intanto, che non è assolutamente avvicinabile all'impronta tradizionale, perché te prendi l'impronta, ti guardi il moncone, ti setti l'asse e vedi intanto che non ci siano sottosquadri, le superfici siano lisce, cioè ci sia lo spazio, cioè bisogna voler sbagliare, secondo me, ecco, è chiaro se lo fai con attenzione, ma se facevi con attenzione l'impronta tradizionale con l'impronta digitale, che fai con la stessa attenzione, perché anche con l'impronta tradizionale devi asciugare, non è che prendi l'impronta con un litro di saliva in bocca. Quindi, dal punto di vista, cioè, fino al momento dell'impronta non cambia niente per me. Cambia solo il modo di rilevarla, ma poi tutto il resto è uguale. Ti dirò di più, comprese le preparazioni. Te, insomma, mi conosci da tanti anni, io non sono mai stato uno che a cui piace preparare 1,5 metri sotto 100 ore, esagero, insomma, fare delle preparazioni particolarmente aggressive. Ho sempre cercato di rispettare il solco, per me è un'entità da non violare. Questo mi può far dire che anche a livello di preparazione, mentre sento tanta gente dice che poi devi adattare la preparazione all'impronta, ma no, direi di no. Quindi, ripeto, per me ciò che è cambiato è semplicemente il modo di rilevarla. Poi tutto quello che porta a prendere l'impronta, che parte dalla preparazione, dalla cura del provvisorio, dalla cura dei tessuti, cioè sono tanti i passaggi che ti portano a prendere un'impronta corretta. Quelli li ho per scontati. Cioè, non è che l'impronta digitale ti corregge gli sbagli che hai fatto prima. Gli sbagli prima non vanno fatti, o se si sono fatti vanno corretti. E ecco una cosa che ti dà la possibilità di fare l'impronta, per esempio, se c'è qualche cosa che non va nella forma del dente, la vedi. Se hai voglia di perderci 5 minuti, ma guadagni un sacco di tempo dopo, se ci perdi 5 minuti lì. Assolutamente. Io da utilizzatore molto più terra a terra da qualche anno, però anch'io di digitale ho lo stesso feedback, nel senso che la standardizzazione dei contatti occlusali, dei contatti interprossimali, nel momento in cui hai trovato un buon rapporto con il tuo tecnico, che sai che lavori in un certo modo, che te li vuoi in un certo modo, poi è incredibile come siano tutti sovrapponibili nel tempo, ecco, quindi è sicuramente No, no, no. un Anche per me, anche se l'esperienza è meno di un anno al momento, però la sensazione è esattamente quella, soprattutto sui l'occlusione e i contatti interprossimali. Cristiano, Cristiano, è il ci tuo sei? momento. Sì, io volevo sapere quanto fosse costata la riabilitazione a Petreni, se gli hai fatto un buono sconto oppure no. No, no, ma non l'ha fatta quella riabilitazione, si è fermato al coso lì, allo snap-on Dai, ha sparato il conto presa. grosso allora, perciò non ha Non lo so. proseguito. Sta facendo il giro dei preventivi, sta facendo. Guarda, era il coso dell'odontotecnico che l'ha frenato, Ci sai? credo. Il costo dei collaboratori. Va bene.
bene, grazie. Senti, solo per pura curiosità, quei due lavori, diciamo, postmoderni di zirconia, fatto più o meno allo stesso epoca, cosa ti ha fatto decidere l'uno di farlo a valore individuale e l'altro a valori che più medi non si poteva, senza alcun tipo di registrazione? Allora, quello che ho fatto nel 2004 è veramente stato il primo lavoro che ho fatto, e fra l'altro il paziente è un collega medico che non voleva assolutamente metallo. Mi fa: ma è possibile? Siamo nel 2000, non c'è, c'è un materiale, però io non lo so se, insomma, voglio dire che è un esperimento, però io non ho esperienza. Lui dice: no, ma io mi fido, insomma, facciamolo. È chiaro che l'ho fatto come potevo farlo. Poi abbiamo sviluppato delle tecniche per utilizzare gli strumenti che eravamo abituati a utilizzare, ma all'inizio, cioè, come facevi a pensare di fare anche semplicemente uno stampaggio su quelle strutture? Era veramente impensabile. Poi, appena siamo riusciti a settare alcune cose, allora per un bel po' di tempo quelle riabilitazioni sono state fatte con gli stessi principi della metalceramica. E quelle strutture che hai fatto vedere rispetto agli standard di quegli anni erano curatissime come modellazione, perché ai tempi, ma io mi ricordo delle cappette lisce che su quali poi andavano a ceramizzare. Sì. Quindi, sì, quelle forse erano un pochino meno lisce, però sì, se c'era, guardi, il minimo, però non c'erano i rompiforze tipici interprossimali che si vedevano, che si fa, si fanno la cosa fantastica, orribile sono i connettori, perché i connettori erano dei cilindretti, fine, cioè quelli, c'erano quelli, non c'era altro. Poi devo dire, i nostri tecnici sono stati molto bravi a sviluppare rapidamente delle tecniche per modificarle, queste cose qua, ma lì, quello ti dico, guarda, io c'ho un ricordo, quel caso lì l'ho presentato nel 2006 al congresso della SDP, il caso era così per inciso, perché c'era il trattamento dei settori anteriori e lì c'era un'estrazione di un incisivo laterale, ma mi ricordo la gente mi guardava un po' come di questo, non c'è tutto probabilmente per utilizzare. Cioè, mi ricordo perfettamente le persone che c'erano in prima fila, per cui insomma è stato un momento di tensione, e poterlo far vedere a distanza di tanti anni, devo dire, insomma, mi fa piacere, ecco. Allora c'è Federico che ti fa un'altra domanda, che ti chiede se nel flusso digitale l'utilizzo di un arco facciale. Io non l'ho mai utilizzato. Però, come, allora, trasferisci, io qua... come trasferisci la linea dell'orizzonte? Allora, con lo strumento che uso, c'è una registrazione da fare. Ok. Cioè, non so come... Ma fai conto che ci sia un filo a piombo, diciamo, che te metti accanto al... Non è un filo a piombo, però per farti capire il concetto. Che te metti accanto al paziente e la telecamera che riprende tutti i movimenti, riprende tutto, ti fa, cioè ti calcola l'orizzonte in base a questo qua. Semplicissimo, un attimo proprio. Okay. Poi, per il resto, io quasi sempre, a parte nei casi a valore individuale, dove l'arco facciale è un arco facciale cinematico, quindi un arco facciale che ha un concetto diverso da quello che si pensa normalmente per l'arco facciale, che fondamentalmente viene utilizzato solo per orientare il modello nello spazio a livello del, appunto, del piano orizzontale. Io ho sempre, quasi sempre, utilizzato i provvisori e le foto per comunicare al tecnico eventuali alterazioni e inclinazioni dei piani. L'arco facciale per quella cosa là l'avrò utilizzato 3 volte. Amen. E usi scanner facciali? Uso uno scanner facciale molto semplice, che è questo. Okay. Con un programma carinissimo che consente di fare delle scansioni fantastiche. Però, cioè, serve solo a fare un po' di cinema, ecco. Come si chiama il programma?
Si chiama Magiscan. Conosci? Okay. No. Però dopo lo scarico. se vuoi ti interrompo due o tre scherzi. Guarda, vengono benissimo. Ma l'operazione ti chiede aumentare la dimensione verticale calcolando il livello di abrasione in relazione al rapporto aureo-dentale. C'è congruenza tra questa metodica e quella digitale? Allora, me la rimetti? Aumentare la dimensione verticale calcolando il livello di abrasione in relazione al rapporto... Allora, qui si va nella... Tra l'altro, Mauro, prima ha scritto anche che è iscritto SIPRO e sarà SIPRO, eh? Eh beh, lo so, ma Mauro lo conosco, ci siamo già dati un appuntamento a Sipro, per cui voglio sperare non si tiri indietro ora. Dicevo che qui si entra in un argomento che richiederebbe un'altra mezza giornata di parole. Però, allora, io se voglio essere certo dell'aumento di dimensione, cioè della correttezza dell'aumento di dimensione verticale, fondamentalmente uso due metodi. Uno è quello che una volta era la ceratura e sulla ceratura la misurazione dei denti. Cioè prendo la cera di relazione centrica, la fermo a occhio, perché è a occhio, a una certa dimensione verticale, è a occhio nel senso che conosco determinate misure. Cioè so che il terzo inferiore del volto deve essere più o meno, tutte queste cose qua. Oppure posso prendere delle misure. In faccia, sapete, ci sono 12 dimensioni che si possono prendere e che sono relazionate a questa altezza qui. La più semplice, non so se la conoscete, è questa. La distanza tra la punta del pollice e la punta dell'indice coincide più o meno, per uno che ha una dimensione verticale normale, alla distanza tra la base del mento e la base del naso. Provate, più o meno è quella. Sto parlando di gente che ha veramente bisogno di aumentare la dimensione verticale, eh? Cioè no di 2 mm di rialzo, no, no il caso che ho fatto vedere prima. Casi in cui c'è da alzarla anche di un centimetro o a qualcosa di più. Quindi quella è la prima cosa. Guardi il profilo del paziente. Poi, fai la ceratura o fai una progettazione virtuale, misuri i denti. Mi viene fuori un incisivo di 10-11 mm? Probabilmente ci sono vicino. Mi viene fuori di 15? C'è qualcosa che non torna. Altra cosa molto carina da fare è semplicemente ricostruire in maniera molto veloce un incisivo superiore e un incisivo inferiore. Vedi l'incisivo superiore che rapporto ha con il labbro inferiore, con lo spazio del, come si chiama, lo spazio qua, non mi ricordo come si chiama, ti prendi quella dimensione lì e quella è. Io utilizzo metodi, ti dico, molto molto semplici per fare questa cosa. Lo stesso, allora, ancora non ho avuto l'opportunità o il bisogno di fare grossi rialzi di dimensione verticale con lo strumento che uso. Ma quando mi succederà, è chiaro che sì, lo farò sul movimento del paziente, ma farò anche qualcosa in bocca che mi faccia un po' da guida. Mi spiego? Cioè cercherò di dargli comunque a quella dimensione. Provo, ti dico, gli faccio una piccola una ricostruzione di un superiore o un inferiore e già lo vedo se la cosa può tornare. Se vogliamo, sì, certo, i rapporti. A me non piace parlare di rapporti aurei perché la dimensione aurea è una cosa architettonica che ha poco a che fare con i denti. Però ci sono delle misure, delle relazioni che facilmente si possono appunto misurare su dei modelli che siano analogici, cioè modelli in gesso o su dei modelli virtuali. E quello è fondamentale, indubbiamente. E tu pensi che uno strumento come quello che hai fatto vedere possa
aiutarci nell'idea, ammesso che sia utile e necessario, nell'idea di correggere delle posizioni scorrette, oppure delle posizioni che Cosa non intende ci posizioni scorrette? favoriscono, o magari delle posizioni che non ci favoriscono, magari non scorrette, però il paziente che è in seconda morso profondo, che ha bisogno di aumentare la dimensione verticale, che quindi comunque una volta che apri rischi che ti esita un morso aperto. Guarda, quella c'era nella presentazione, te lo faccio rivedere perché c'è proprio un caso simile, che è un caso che dovrei fare, dovrei, però che ho già parzialmente, eccolo qua. Quello Ok, esatto. sulla destra, quello sulla destra, è un caso, ora lì c'è già la dimensione verticale rialzata ed è rialzata sul movimento. Ora, qui lo vedi da un lato, l'avevo messo lì solo per es come esempio, però assolutamente sì, perché se te pensi che un paziente del genere, se te, che è diverso da quello sulla sinistra, quello sulla sinistra è un testa a testa, nato Certo. testa, cioè nato, arrivato un testa a testa, e quello è il rialzo di dimensione verticale che ho fatto per il restauro protesico. Questo sulla destra è uno che ha un morso chiusissimo, proprio la classica seconda classe, seconda divisione, che, e in questi casi qui, se ti basi sulla relazione centrica e sul rialzo di dimensione verticale della relazione centrica, sicuramente hai poi anche una discrepanza Esatto. orizzontale maggiore, quindi devi compensare molto di più. Poterlo fare sul movimento, in teoria, dico in teoria, mi volevo ripetere, eccolo qua. E in teoria dovrebbe assolutamente ridurre di molto questo problema. Te E tu lo dico pensi quando che l'ho in un caso fatto. del genere potresti anche chiedere al paziente di venire più avanti oppure no? Ora, questo, cioè, a quel punto non sei più su movimento funzionale, sei su movimento. No, no, non lo farei. Cioè, se mi rendo conto che sul suo tragitto di movimento riesco a fermare una posizione che è compatibile con dei denti anche di dimensioni corrette o non particolarmente invasivi, no, lo fermo lì. Chiede di venire avanti. E nel caso riabiliti morso aperto o riempi gli spazi anche se i denti non sono più anatomici come Beh, forma? questo lo devi provare col provvisorio. È chiaro che la tentazione è sempre quella, per tutti di trovare contatti, no? Per quanto contatti leggeri sui denti anteriori, ma insomma di trovarli. È che poi spesso ti trovi a scontrarti col paziente che sente, insomma, sente questo Certo. ingombro. Una Per gobba cui, gigante. cioè, di morso aperto non si muore, eh. È più facile che il paziente mu mu muoia, faccia morire il dentista perché lo fa martire per l'ingombro che sente palatalmente piuttosto che perché c'ha un po' di morso aperto. È chiaro che Fabio, ti ringrazio. devi regolare l'occlusione bene in quei casi lì. No, no, certo, però ecco, diciamo che una delle cose che mi interessa e mi incuriosisce di più quando apro, diciamo che aprire la dimensione verticale è stata un po' sdoganata ed è una cosa che succede, che capita, però ci sono casi dove è molto più complicato di altri e ancora, insomma, è più sfidante rispetto al classico paziente testa a testa che magari. Anzi, Vabbè, certo. aprendo, guadagniamo un po' spazio, lo facciamo recuperare Assolutamente. ed è più facile Ecco, dire tutto secondo più. me, devo dire secondo me che non mi piace, però cioè, la mia sensazione clinica è quella che, ripeto, poter utilizzare il movimento del paziente ti dia un vantaggio rispetto all'utilizzo della relazione centrica in quei casi lì. Certo, anche perché non hai quella tendenza a spingere indietro Anche se non dovresti comunque. spingere indietro, ma comunque considera che è una cosa geometrica. Se anche te fa, cioè anche dovresti fare il movimento corretto, per cui spingi i condili in avanti e in alto. È chiaro che se spingi i condili in avanti e in alto, gli incisivi dove vanno? Vanno indietro per forza.
Quindi sì. aumenti quel gap lì. Se invece li lasci la mandibola senza toccarla, li lasci che si muova dove si muove, quindi sicuramente non in avanti e in alto, quello spazio si riduce. Ok. Bene. Fabio, ti ringrazio per la relazione, per essere stato con noi. Insomma, sono 2 ore, ci sono state un sacco di persone, abbiamo circa avuto un centinaio di persone che ti hanno seguito, per cui è sempre un piacere sapere che ci sono altri pazzi come noi che stanno in dopo cena di lunedì. E quindi, insomma, grazie mille del tempo. Bene, che ci hai grazie dedicato. A voi, mi ha fatto piacere rivedere Emilio e Cristiano. Spero di vederti la settimana prossima. Hai visto un dito in 5 anni? Beh, ma mi sembra si sia un po' ammosciato Cristiano, diciamo la verità. Ora mi tempesterà di... È scioccato. Ci deve pensare. Va bene. Ciao ragazzi. Grazie. Un saluto a tutti. Ciao, buona serata. Grazie Fabio. Ciao. Ciao. Ciao Cristiano. Ciao.